ricerche ci dicono che negli ultimi anni ci sentiamo sempre più soli. Eppure, viviamo nell'era digitale, ovvero in un mondo iperconnesso, dove le distanze, apparentemente, non esistono. Vuol dire che posso comunicare quello che mi accade alla mia famiglia o al mio amico dall'altra parte del mondo e so che loro potranno rispondermi con la stessa velocità. In fondo, intorno agli anni 2000, i primi social network, MySpace e il Big Bang dei social network, Facebook, nascono proprio per questa ragione. Avvicinare le persone, aumentare la loro interazione. In pochissimo tempo nascono così social network sempre più precisi e performanti. Instagram, Twitter, Snapchat e WhatsApp. E con loro la possibilità di interazione diventa istantanea. Vuol dire che diminuisce progressivamente il tempo tra la pubblicazione di un contenuto e la ricezione, quindi la possibilità di risposta da parte degli altri. Benissimo. A questo punto il problema dovrebbe essere risolto. Dovremmo sentirci tutti meno soli. E invece no. Ne è un esempio Anna, che ha 14 anni. Quando viene da me per la prima volta è ripiegata su se stessa, ha lo sguardo fisso in basso. Parla sottovoce, principalmente per rispondere alle mie domande. E la cosa che mi dice più spesso quando parliamo di lei è: non lo so. Anna viene spesso con in mano il suo smartphone e di tecnologia sa tutto. Parla lentamente, ma quando scrive sul telefono lo fa molto velocemente. Anna di ciò che accade online sa tutto. Di lei, quasi niente. Anna è iscritta a diversi social network e quando mi fa vedere alcuni dei video che realizza per TikTok li trovo molto divertenti. Anna si muove su internet molto velocemente. Nel mondo, invece, ci va coi piedi di piombo. A scuola. Non ci vuole più andare. Anna è connessa con tutti, ma non incontra mai nessuno. Il senso di solitudine è aumentato, ed è aumentato proprio tra coloro che la tecnologia la utilizzano meglio di chiunque altro. I giovani, i nativi digitali. I nativi digitali nascono e crescono in un mare digitale, dove viene a mancare il processo fondamentale per la creazione di una propria identità personale. L'incontro con gli altri. La precoce deprivazione della possibilità di relazioni interpersonali crea degli adulti soli, incapaci e spaventati. E a proposito di adulti, Silvia di anni ne ha 54 e quando la incontro per la prima volta mi dà subito l'impressione di una donna solare e socievole. Nel raccontarmi la sua storia ci tiene ai dettagli, alle piccole cose che per lei sono grandi ed importanti. Nel parlarmi di sé non ha esitazioni e mi dice tutto senza che io debba chiederle niente. Silvia lavora online, completamente in smart working, quasi da un paio di anni, incontra online i colleghi. Si è iscritta a un corso di Pilates che segue con delle video lezioni da casa e più recentemente ha scaricato un'applicazione grazie alla quale ha incontrato online un uomo che le piace molto. Silvia è un vulcano di emozioni e quando comunica online lo fa utilizzando tante parole. Immagini, emoticon, gif, ci tiene, le sceglie con cura. Mi dice però che raramente riceve indietro messaggi amorevoli e che forse, allora, lei non è degna di essere amata. Le persone le rispondono brevemente, non utilizzano immagini, emoticon e a volte, peggio ancora, visualizzano e non rispondono. Che significa? Mi chiede. Così Silvia passa in rassegna le conversazioni su WhatsApp alla ricerca di un suo errore, di cosa non abbia funzionato nella comunicazione. Oggi Silvia ha sempre paura di dire la cosa sbagliata e chiede a me conferma di sé. Nel mondo di oggi, quello digitale, Silvia si trova sbagliata, eppure si conosce bene. Silvia un'identità ce l'ha, ma non sa più dov'è. Nel mare delle connessioni online c'è chi non riesce a creare una propria identità personale e chi, pur avendola, la perde. Perché? Perché nelle connessioni online viene a mancare la più importante connessione umana, un processo molto difficile da riprodurre nel virtuale. L'empatia.
L'empatia è quel processo di rispecchiamento emotivo che avviene quando due persone sono una vicino all'altra, quando si guardano negli occhi, quando si toccano, quando si sentono risuonare nel silenzio. L'emozione non nasce da una parola, ma da come quella parola viene pronunciata, dalla bocca che la grida o che la fa tremare, dagli occhi che si bagnano o che si sgranano. L'emozione nasce da un sorriso, da un sopracciglio alzato, da un gesto gentile. Entriamo in relazione con gli altri in modo tanto più intenso quante più emozioni siamo in grado di provare. E badate bene, per quanto possiamo essere bravi a spiegarle, a descriverle, a scriverle, sentirle è tutt'altra cosa. E ognuno di noi ha un modo estremamente personale di sentire e esprimere le proprie emozioni. Le emozioni non appartengono alla nostra mente cognitiva, quella più moderna, critica, riflessiva. Le emozioni appartengono alla nostra mente più antica, quella più istintiva, e risiedono in una parte molto profonda del nostro cervello. Per questo, le emozioni non richiedono di essere spiegate. Le emozioni richiedono di essere sentite. Le emozioni hanno due caratteristiche molto importanti. La prima è la velocità, perché si innescano in millesimi di secondo. E la seconda è l'intensità, perché attivano delle reazioni fisiologiche molto intense. Pensate al cuore che ci batte forte quando abbiamo paura di qualcosa o agli occhi che si bagnano di lacrime quando siamo emozionati di gioia. Internet ci allena a provare emozioni sempre più veloci e meno intense. Reagiamo, o meglio non reagiamo, agli stimoli sempre allo stesso modo, in modo binario, on, off. Galleggiamo sulla superficie delle nostre emozioni. Non ci immergiamo più in nulla. Eppure, la narrazione della nostra vita è scandita dai processi emotivi. Vuol dire che l'indice del libro della nostra vita è suddiviso nei momenti più emozionanti che l'hanno caratterizzata. In poche parole, la consapevolezza di sé e la stabilità emotiva nascono dall'incontro con gli altri. Senza le emozioni, senza la possibilità di condividerle, di sentirle risuonare negli altri, non esiste vita, non esistiamo noi. Diceva Martin Buber, una società è umana nella misura in cui i suoi membri si confermano fra loro. In un mondo iperconnesso, l'incontro online è il primo passo nella relazione. Questo oggi favorisce sicuramente un grande numero di incontri. L'importante è, però, non fermarsi alla realtà digitale, sottovalutando l'importanza di trasformare il digitale in reale. Se non ci impegniamo ad alimentare il reale, non esisterà nulla di reale nel digitale. E ogni volta che guarderemo uno schermo, ci sentiremo sbagliati, vuoti, irreali. Dobbiamo avere il coraggio di esistere nella nostra reale umanità, incontrando gli altri, che ci permettono di conoscerci, scoprirci, ritrovarci. Anna è tornata a scuola. Ha incontrato un gruppo di amiche. Le confidano sempre i loro segreti perché è molto sensibile e soprattutto dicono che sa dare degli ottimi consigli. L'insegnante di letteratura ha detto che è molto brava in letteratura inglese e così Anna, incuriosita, sta leggendo Emily Bronte. Anna ama disegnare. Nel tempo libero utilizza l'iPad per realizzare dei fumetti. Sui social network di Anna oggi ci sono molte cose che parlano di lei. È lei che parla di se stessa. Silvia è tornata in ufficio. Incontra i colleghi durante la pausa caffè e si raccontano l'un l'altro. È il suo momento preferito della giornata. Lo sa che la sua collega più stretta è piuttosto taciturna, ma poco male, c'è già lei che ha una bella parlantina. Sa che è lì per ascoltarla. Lo capisce dallo sguardo che è attenta a quello che dice. È tornata in palestra e l'insegnante di Pilates le ha dato delle correzioni molto importanti sull'esecuzione degli esercizi. Adesso sì che si sente in forma. Quell'uomo che le piaceva l'ha incontrato ed effettivamente è molto attraente.
ma dopo un paio di volte ha capito che con lei non c'entrava nulla. Internet favorisce le connessioni. Trasformarle in incontri umani è la nostra responsabilità. E anche voi, se vi sentite soli, se vi sentite persi, se vi sentite sprofondare in uno dei tanti schermi che popolano la nostra esistenza, c'è una cosa molto importante che potete fare. Tornare nel vostro spazio, nel vostro tempo, nel vostro corpo. Vivere le emozioni, che a volte sono ingombranti, le distanze, che a volte sono faticose, l'incontro con gli altri, che a volte ci spaventa. Ma tutto questo ci darà l'opportunità di non perdere l'essenza della nostra esistenza. Thank you.